A Cosenza è stata aperta al traffico la nuova strada che collega il centro cittadino a Gergeri, la contrada dove insistono importanti attrattori turistici e culturali come il Ponte di Calatrava e il Planetario. L'opera ha anche una forte valenza sociale, in quanto unisce le due anime della città, quella antica e quella moderna. È importante per il collegamento da est a ovest della città, ma soprattutto ci sono gli spazi pedonali, delle piste ciclabili che stiamo realizzando, che completeranno tutto il sistema di piste ciclabili che abbiamo già realizzato in parte a Cosenza. Quindi va avanti quel progetto di città che abbiamo in mente e che si sta negli anni completando. Noi cerchiamo di far vivere i cittadini in modo più partecipato, nel senso anche più legato a quelli che sono i criteri contemporanei, insomma, di benessere. Le persone devono spostarsi attraverso queste bretelle anche stradali, però devono viverla anche a piedi, con la bici. Adesso ci sarà a breve anche il tram di superficie che collegherà l'ospedale con l'università, quindi avremo la possibilità proprio di lasciare a casa le auto e spostarci in modo tale da non inquinare e da evitare anche costi eccessivi. Questo è importante perché è un concetto di democrazia urbana. In vista dell'imminente apertura dell'anno scolastico, la nuova strada servirà anche a far defluire più agevolmente il traffico. Il sindaco Chiuto rivolge anche una raccomandazione a tutte le famiglie di cercare quanto più possibile di limitare l'uso dell'auto, che oltre a congestionare il traffico crea problemi di inquinamento. Noi abbiamo le scuole primarie che sono appositamente realizzate in tutti i quartieri. Io consiglio ai genitori di uscire magari un po' prima, però accompagnare il più possibile, soprattutto quelli che possono ovviamente, i figli a scuola nei quartieri, e iscrivere anche i ragazzi a scuola nei quartieri dove abitano. Quelli che vengono da fuori sono costretti ad utilizzare l'auto. Anche quest'anno adesso faremo una campagna di promozione per l'utilizzo dei pullman urbani ad un costo particolarmente basso.